Ciao Leoni! Per restare in tema Halloween, vi leggo una notizia fresca fresca che viene dagli Stati Uniti. Il sapone all'aglio e acqua santa contro i vampiri. Un'azienda americana specializzata in saponi ha in catalogo una saponetta decisamente insolita. Si tratta infatti di uno speciale sapone all'aglio e all'acqua santa, che serve a tenere lontani i vampiri. I produttori infatti garantiscono che nessuna persona che abbia usato la saponetta è stata attaccata fisicamente da un vampiro. Ti credo, eh! La saponetta può sembrare uno scherzo, indubbiamente è nata con uno spirito giocoso, ma ciò non toglie che sia un prodotto reale. Questa azienda ha impegnato tutte le sue capacità di produrre di saponette fatte a mano. Certamente ci viene difficile immaginare che qualcuno usi realmente il sapone, per quanto questo sia fatto utilizzando molti ingredienti, come il miele e il latte di capra. Se non altro, perché l'odore di aglio della saponetta è decisamente marcato, indubbiamente necessario per combattere i vampiri, ma forse poco pratico per lavarsi. E ora ragazzi, possiamo partire con la intro, ragazzi, partiamo! Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di GTA 5. Finalmente dopo 35 anni qui siamo in compagnia del nostro carissimo Michael. Bellissimo, gli ho fatto anche un bel tatuaggio. Come mi sto evolvendo su GTA. Beh, a parte gli scherzi, oggi siamo qui su GTA 5. Intanto c'è gente che sta parlando. Oggi faremo un... trasformeremo Michael in Jason. Quindi da ok, maschera da ok, benissimo, questo qui metteremo. Gli abiti, scegliamone qualcuno che ritrae proprio il vero e proprio Jason, un abito tipo scassato. Vediamo se ce l'abbiamo, no Michael? Te sei troppo ordinato, no? Che schifo di abiti sono questi qui. Vediamo. Ah, mettiamoci questo qui, del prologo. È fighissimo, anche uno dei miei abiti preferiti, perfetto, siamo dei Jason. Come si può non festeggiare Halloween senza una macchina apposta per Halloween? Infatti io... pochi minuti fa mi sono rubato sta macchina, velocissima. Sono andato allo Santos Custom e me la sono tutta customizzata, ragazzi. Guardate che figata, tutto argentata lì, su quelle strisce. Guardate quanto è veloce, c'è anche le luci blu sotto. Ok, adesso mi metto ammunition, perché volevo andare a prendermi qualche arma, perché ce n'ho pochissime. Facendo tutte cose a caso, ho sprecato tutte le munizioni, quindi dobbiamo andare allo Santos Custom. Però prima guardate la velocità di questa auto! Mamma mia quanto è veloce, ho sprecato anche tanti dollari. Adesso entriamo con la macchina di ignoranza! Buon Halloween! No, ok. Perché ho sentito dire che quando entri di ignoranza con la macchina dentro a qualsiasi ammunition, ti spara con un cecchino. Quindi non è una cosa tanto bella. Ok, entriamo tranquillamente. Cioè... lui ci saluta, poi dice, ma che è sto qui, c'ha la maschera di Jason, non vorrà far mica niente di losco, tanto lasciamo entrare chiunque, pure i barboni. Ok, ci dobbiamo mettere un giubbotto antiproiettili che ci tenga belli al sicuro. Allora, leggero, pesante no, costa troppo, 2500 dollari, questo 1000 dollari. Allora, scegliamone uno, vediamo. Qui... mi garba più di tutti, quindi ci prendiamo questo. E adesso prendiamoci anche qualche arma. Ora siamo pronti per andare a fare un po' di ma dai, giorno! Ma cos'è? Dai! Che sfortuna! Ma che sfortuna proprio! Vabbè ragazzi, l'importante è guardate quante armi ci abbiamo. Mamma, un'infinità di armi ci abbiamo, raga. Ma mi ha sfondato la porta, si può uscire? Mi sono rovinato. No, l'auto non se ne vede rovinata, posso entrare per favore? Questa è una rapina, attenzione! Si levi signore! Si levi signor auto, per favore, non riesco a passare. Sfondo il vetro, ok, vai. Boom, 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 vado, esplodiamo tutto! Dove sono i sbirri? Non esiste un Halloween senza sbirri! Finalmente! Finalmente sono arrivato, adesso voglio far esplodere tutta sta roba. Non funziona. Non so far esplodere la bomba adesiva, l'unica soluzione. 1, 2, 3, lancia. Vai, fa esplodere, corri, corri, bike. 1, 2, 3. Lo ripeto, 1, 2, 3. 1, 2, 3, vai.
Scusate, non, ero così concentrato a guardare la televisione che non riuscivo nemmeno a premere i tasti del controller. Mamma mia, come sono intelligente. Posso prendermi per favore la tanica? Così ce n'ho due. Ah, l'ho preso, meno male, l'ho preso. Adesso entreremo in azione con un attacco in modo silenzioso. Vai col coltello. No, no, scappa, maledetto, mi hanno anche rintracciato un'altra volta. Che cavolo. La mia macchina si è tutta scassata. Mi dispiace un casino, veramente ragazzi, mi sta dispiacendo un casino. Vabbè, ora possiamo andare a fare un bel caos sulla spiaggia di Los Santos. Ma mi ha fatto crollare tutto. Oddio. Oh mio Dio. Mandatemi un po' via, un po' scemotti. Cosa fai lì, tutto figo, sdraiato a prendersi il sole? Oh, svegliatevi che siamo all'inizio di novembre, sveglia. Vanno ancora al mare sti qui, sti peuroni, ma... Aspetta, guarda, tutto lì va, fanno le sculture con le tavole da surf, sti qua. Che fantasia, mamma mia, che fantasia avanzata proprio. Oh, bagnino! Non si va in giro in mutande. Rischieresti di prendersi un grande raffreddore. Anche se quello era un costume, credo. Ragazzi, vado dritto, dritto, in fondo al mondo! Vai, vai, veloce! Fai il mega salto, fai il mega salto, fai il mega salto! Boom! Ah, però almeno sono riuscito ad arrivare dall'altra parte, eh? Ma, meno male. No, mi sono incastrato. Mi sono incastrato, raga. Non si può più uscire. Ma no, posso uscire. Posso uscire. Meno male, sta macchina è piccolina. Uno, due, tre, via! Vai velocissimo! Mamma mia, sti bidoni, mamma mia, hanno rotto, eh. Sti bidoni rompono. Metteteli dall'altra parte. Cioè, sono dappertutto. Un bidone e basta. Uno si fa una corsetta, ci arriva, in fondo. Ma guardate quanto è veloce! Sì, vabbè, andatevene via. Madonna, sti pali, li mettono proprio lì. Vai, veloce, siamo riusciti ad uscire da quel piccolo... quella piccola stradina antipatica. Ma che è esploso tutto? No, 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 no,
Boom! Mamma mia, l'ho preso in pieno al primo tentativo, incredibile! La prima volta che so usare per bene un cecchino. Rimaccia massacro che questo. Boom! Mamma mia, ragazzi, che sparo da maestro proprio. Sono morto! Tanto lo sapevo che doveva finire così. Lo E ora sapevo. naturalmente per vendetta mi scatenerò tutta la mia ira contro il nostro carissimo amico Trevor. Trevor! Ti farò vedere di che pasta sono fatto, così impari a prenderti il gioco degli altri, anche se lui non ha fatto niente, però, visto che mi sta abbastanza antipatico, ti metterò a posto. Ok, la Halloween Corporation entra in azione, anche se su questo camion c'è scritto tutt'altro. Questo camion verrà chiamato, non leggete quello che c'è scritto sopra, Halloween Corporation of Jason. Andremo a killare tante persone e cominceremo proprio dal nostro carissimo amico Trevor. Adesso devo localizzarlo perché è dall'altra parte del mondo. Ma vediamo dov'è. Eccolo, luogo di incontro amici. Amico direi non proprio, perché adesso lui avrà nuovi amici. Saranno in cielo proprio. Anzi, direi in basso, cioè nell'inferno, perché con tutte le cose che ha fatto Trevor nella sua vita non credo che andrà nell'aldilà. Vabbè, vedremo cosa Ecco il nostro succederemo. carissimo amico Trevor, vattene via! Vai, prova a scappare. Muoviamoci, muoviamoci! Ma te muoviti un po'! Beccati sta bella botta nel muso! Vai via! Trevor ha subito un attacco. Beh, ne subirà più di un attacco! Mamma mia, vattene via! Vai via! Trevor è stato ferito! Sì, è stato ferito! Però adesso li fa. Mamma mia, perde già sangue. Adesso li farò vedere io di che pasta sono fatto. Intanto mi suono anche il telefono. Bene, metto lì nell'angolino. Ti brucerò vivo. Sì, proprio la punizione perché sei brutto e antipatico. Quindi, brucia, brucia. Sì, questa sì che è una bella morte. Questa sì, poi guarda. È nero, proprio nero carbone. Guardate la pelle com'è rovinata, proprio bruciata. Anche i vestiti tutti rovinati. Mamma mia, ma ragazzi, guardate com'è. Andate in lezzo, eh. Adesso sei te a imparare la lezione. Ecco cosa che fine fa uno che tortura le persone. Beh, viene torturato. No, sono di nuovo ricercato. Sono di nuovo ricercato. Che cavolo, vabbè.
Questa sarà la fine di questo meraviglioso video. Quindi, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Bella, ragazzi!